E un saluto da Darko e Clo. Ciao a tutti ragazzi. Oggi ci troviamo sul Roller Coaster Tycoon World Deluxe Edition. Ok, possiamo... Beh, penso che tutti conoscano cos'è il roller coaster, tipo. No, io no. Tu no, vabbè, te sei no, vabbè. Comunque sono dei giochi gestionali dove devi costruirti il parco di divertimenti. Quindi direi iniziamo con la campagna, che un po' l'inizio dovrebbe darci un po' un tipo un mini tutorial di come funziona. Iniziamo... dove vuoi iniziare? Dalla foresta, dal canyon? Isola luminosa? Se no, duna polverosa. Duna polverosa, bello, nel tipo deserto. Egitto. E poi il lago di dei Lilla. Anche il lago dei Lilla, molto carino. Quale ti ispira allora? Il lago dei Lilla. Facciamo adesso. Il lago dei Lilla, inizia campagna. Ok, eccoci qui. Vediamo un po' che sulla sinistra in alto ci sono i compiti che dobbiamo fare. Allora, costruiamo qualcosa di fantastico, ma prima dobbiamo imparare a sopravvivere. A sopravvivere. Siamo in un survival. A spostare la visuale. Bello il parcheggio però, tutto verde. Quello... ah no. Se solo quello, il parcheggio è questo. Vediamo un po' com'è tutta la zona. Vedo roba strana là in fondo. Vabbè, poi si... Bello, peccato che però la mappa ha tutto quel laghetto che occupa spazio. Ma penso che sia stato fatto apposta per costruirci parchi, roba. Ah sì, è vero, le montagne russe ci mettiamo lì, che vanno sì, nell'acqua. Comunque, facciamo velocemente il buzz per muoversi, ZX per andare su e giù, però usi, puoi usare anche la rotella. Poi cosa abbiamo? La rotazione della visuale con la Q e la E, oppure premuta la rotella. E infine, vabbè, ho già fatto il restante. Quindi, fammi andare negli altri obiettivi. Allora, il tuo parco è vuoto, ma va gelato. Costruisci attrazioni per attirare visitatori e dar loro qualcosa da fare. Ok, vediamo un po'. Iniziamo con la prima struttura. C'è un'attrazione in una delle tre, una di queste tre qua. Allora, partiamo allora da quello per famiglia. E direi... o facciamo il calcio in culo o questo qua, dai. Perché il primo cos'è? È una cosa, penso, quei posti dove entri 3D finto. Sì, allora mettiamo il secondo, dai. Anelli di Saturno. Mettiamo gli anelli di Saturno, ok. Sì, ma mettiamoli in modo un po' figheggiante. Cioè, come? Non dobbiamo fare prima la strada. Possiamo farla dopo, seguiamo bene il tutorial. Ah. Beh, dai, non posso, se non fai il tutorial. Ah, ok, va bene. Quindi direi che la piazziamo. Beh, allora tu immagina di fare una strada grossa al centro, no? Io lo metto al centro, qua. Attaccato qua l'entrata. No, la strada. Lo so. Allora, lo piazziamo qua e facciamo poi una... Dici che poi ci stanno là i gazebo. Ti ricordi nell'altro che avevi sì. fatto? Allora. Boom, già fatto tutto. Cosa mi dice qua? Comunque è costata ben poco, Sì, i visitatori non vedranno l'ora di salire sulla nuova attrazione. I sentieri li aiuteranno a raggiungere, ok. Perfetto, ora possiamo fare i sentieri, quindi. Quindi, allora. Volevo farlo il più grande, così facciamo una bella strada che partiva dal mezzo. Infatti, sì. Allora, ma è dritto? Facciamo... ah, così puoi vedere se è dritto, perfetto. Più o meno sì, se vuoi seguire questo. Perfetto. Facciamo una roba così. Ci piace. Però allora. Ma com'è? Sempre lo stesso tema, credo che mi abbia tenuto sempre quello. Facciamo... questa è l'uscita, quindi possiamo farla normale. Sì. E invece l'entrata la facciamo un po' a zig zag, ma sempre dello stesso tema. Ma anche non un lo altro. Vedo. No, anche un altro. Facciamo quello vuoi fare? Forse dipende anche dai bordi. Vedi che c'ha. Mi sa che cambia anche nei bordi. Le recinzioni, diciamo. Quello? Questo? Questo, sì. A mo' di legna? No. Allora. Oh, me l'ha contato. Sì, non so perché. Basta così. Ok, per adesso così. Sì. Allora, il parco è vuoto. Costruisci attrazioni per... cioè, aprila già, così la provano. Vedi che sono lì che si sono un po' incazzati. Sì. Aperto, vai. Oh. Ma quanta gente che c'è, porca vacca. Modifica il prezzo. Dobbiamo modificare il prezzo. Mettiamo... 1000 euro. Oh, no, non fermo, ok. Allora, cosa ci chiederà adesso? Niente. Ok. Gli elementi paesaggistici possono essere di grande aiuto. Certo.
possono rendere una giostra delle montagne russe un negozio ancora più attraenti, hai visto? Sexy. Posiziona tre elementi paesaggistici vicino a un'attrazione. Poi posiziona tre panchine sui sentieri. Posiziona tre cestini. Vabbè, vai. Va bene. Si dai. Può fare. Andiamo. Si può fare allora. È facile, facile. Sì. Mettiamo qualche alberello, va. Quelli erano belli. Mi sa che sono piccoli. Sì, ai bordi dell'attrazione. Ah, anche lì bello. Devo metterne tre, quindi. Sì, perfetto. Così. Poi cosa dovevamo fare? Tre panchine e tre cestini. Allora, le panchine e i cestini dovrebbero essere qua. Mettiamo queste. Bravo, mettile lì. Una. Però calcola quello che poi vorremmo fare. Allora, mettiamo qua per sicurezza. Aspetta. Allora, un cestino però anche uno parallelo all'altro. Bene. Cioè, i cestini proprio vicino alle panchine. Sì. Vediamo che va sulla giostra. Si sta formando anche un po' di coda. Wow. Sì, perché vanno vuote. Vabbè, usa la griglia. Oddio, per aiutarti. Sì, questa qui. Ok, già fatto. Premi G per attivarla, zoom in avanti e colloca due elementi paesaggistici allineati alla griglia. Mettiamo qualche fiore. Vuoi mettere qualche aiuola? Sì, quale? Quale colore? Belle, quelle viola. Queste? Devo mettere solo due, quindi una e una. Beh, puoi mettere anche di più, non è che sei obbligato a mettere quelle che ti dicono. Dopo tutorial, così almeno non rischiamo. Allora, cosa abbiamo qua? Dice la funzionalità allineamento oggetti può essere molto utile. Premi N per attivare l'allineamento oggetti. Colloca due elementi paesaggistici allineati. Ah, sì, ok, ho capito. Sto giro. Oh, ma che piante c'erano? Futuristiche. Ah, però ci starebbero bene con questo parco qua. Bene. Wow. Guarda sì, lì. Mi hanno messo un po' una cozzaglia di roba. Facciamoci un giro intanto. Dove? Oh mio Dio, gira la testa. Abbastanza. C'ho le braccia. Si muovono. Ma come sono pelose? È contento? Sì. Oddio. Aiuto. Va bene, ciao. Non disturbo più. Cosa dobbiamo fare? Mentre visitano il parco, le persone si fanno un'idea precisa su cosa piace loro e cosa non piace loro. Vabbè, certo. Ah, già, dobbiamo selezionare un visitatore e vedere cosa pensa. Questo non pensa un cazzo. Analista turno è un buon affare, va bene. Poi devo scegliere anche sulle attrazioni, tipo sulle giostre, ti dice i pareri delle persone. Ok. Basta guardare Saturno per star male, va bene. E anche si può sapere il generale sul parco cliccando l'entrata. Ok, perfetto. Allora è ora di concentrarsi su obiettivi più grossi. Completa il primo set di obiettivi. Sì, penso sia questo. Raggiungere i 2000 dollari di valore, i 300 visitatori e il parco deve raggiungere un valore di 50, che, di 500. Che già l'abbiamo fatto. Ok, perfetto. Quindi direi di aggiungere nuove attrazioni. Direi di sì. Quindi passiamo alle attrazioni quali? Adrenalina. Possiamo farne uno con il tema dei pirati? Facciamo questo? Certo. Vedi tu come. Mettiamolo qui? Perfetto. Ok. Ma vola? Vedo qualcosa di inquietante. Rialzato. Questo non mi piace. No, è un po' bruttino così. Dovremmo cancellarlo, mi sa. Perché poi anche comunque l'entrata dovremmo fare il percorso rialzato. Beh, non sarebbe male. Si può fare sotto poi un laghetto. Si può modificare la struttura. Ancora non possiamo. Per il momento. Quindi direi che lo teniamo così e aspettiamo dopo. Oppure. Io penso che se mettiamo delle piante non sta male. Vuoi provare a metterci qualche pianta sotto? Forse stanno bene queste?
bene. Aspetta, mettine anche un altro vicino all'entrata. Bello, ragazzi, guardate che bella. Vai, ok, allora proseguiamo la strada. Come? Vediamo un po'. Sempre il solito robo. Beh, io però lì vicino puoi mettere qualcosa che assomigli di legno, no? Farei tipo un ponticello. Di legno non lo so cosa c'è, se c'è qualcosa oppure no. Allora, fammi vedere, ma non credo. No. Allora, manteniamo lo stesso e poi una volta là vediamo bene cosa fare. Allora, vediamo un po', direi che forse si poteva fare una cosa tipo curvata, no? Sì. Ma lì come fai ad agganciarti? Devi fare una piattaforma, qualcosa? Adesso ti faccio vedere come si fa. C'hai già tutto in mente? Hai già un piano malvagio per questo parco? Sarebbe bello farlo curvato. Bello, è che poi prosegue giù di là. Allora, facciamo prima bravo, l'uscita, bravo. Ma magari, ecco, magari di qualcosa di diverso lì, no? Di diverso? Tipo... No. Questo è futuristico. Quello a terra non penso che ci stia bene. Quello là sembrava un po' legno. Quale? Questo? Sentiero a spine... Vediamo come ci sta. Tanto quando va giù si vede, no? No, non si vede. Si può anche quello farlo curvato? Sì, quando faccio così poi può... Ah, perfetto. Sarebbe meglio curvato. Ma che vado così? Però mi proviamo a vedere come viene. Aspetta, no, che... non più curvato. Ecco, così, bello! Aspetta che non mi piace che entri così. Ah, ok. Secondo me ci sta molto bene. Sì, direi che è bello comunque come cosa. Però questa cos'è? L'entrata? Uh-huh. Per questo ci sarà un bel po' di cose. No, questa è l'uscita, l'entrata è questa. Ok, l'entrata allora dovrà essere sempre in aria. Però dovrà essere un po' tutta a svirgola. Ok, allora, visto che però comunque questo è sempre dei pirati, userei lo stesso dell'altro. Perché? Però sta male. Io non capisco perché si è sputtanato tutto qua. Non lo so, conviene che non lo facciamo così a questo punto. Oppure anche che se cancello, mi sa che quella è la roba di... Provo? Prova. Ah no, è tornato a posto. E allora niente, mettilo... L'entrata non verso l'uscita. Secondo... però pure che sia troppo... corta. Ma no, figurati. Ok, dai, così ci sta. Boom. Perfetto. E poi metterei un bel po' di palme lì, qualcosa. Aspetta che devo stare attenti con i soldi, devo aprire l'attività. Aperto. Bello. Ma così. Di piante sempre o vuoi vedere? Entrambi, anche di piante. Guarda se c'è qualcos'altro che sta bene con la spiaggia. Quello lì è più per il deserto. Però forse sì, magari qualcuno sì. Pentegrasse sulle spiagge ci sono, eh? E il terreno lì non si può fare un po' più spiaggioso? Sì, sì, si può, però... Ecco, bravo, quelli lì sono perfetti. Ci stanno proprio bene. Bravo, che coprono un po' quei cosi. Sì, beh, poi adesso ci metterò anche altro, comunque. Certo. Sembra un po' dei Sims sta parte qua. Sì, quando fai i giardini. Allora, vediamo. Sono scontenti perché dici che la fila è troppo lunga? No, sono scontenti perché non c'è un cazzo. Cosa si può? Sassi? Vabbè, certo, dei massi. Un'altra cosa. Già. E magari metti appunto delle panchine. Sì, adesso mettiamo anche qualche bella panchina. Con qualche cestino. Magari non metterlo proprio, dai, che se no.
Ok, la stanno facendo sta giostra? Stanno riuscendo ad arrivare finalmente alla giostra? Sì, sì. Non si può mettere tipo... Cos'altro c'è di estetico? Adesso guardo. Ok, qui... Ah, guarda, vedi? No, quello dopo, quello della spiaggia, guardalo. Questo è perfetto da mettere lì. Magari all'entrata. Una cosa così ci sta bene all'entrata. Tipo così qui? Eh sì, bravo. Ma che carino. Ancora non posso modificare il terreno. Ok. Sono tipo zone di ristoro, credo. Qua ce ne starebbe bene una, Vediamo quelle che ci sono. Aggiungiamo noi. Ecco, così sì. Vado, metto... Ma l'entrata è lì? Non lo so, non me l'ha fatta vedere. Più vicino all'uscita. Bravo, così, un po' di più. Vediamo. Ok, perfetto. Ma che bella, ci sta proprio bene. Ah, ok, l'entrata sarebbe dappertutto. Quindi o faccio un coso intorno, però... Sì, sì, vedi tu. Facciamo questo qua di terra? Sì, bello, terriccio. Allora, facciamo un'entrata che si unisca. L'ha unito? No. No, ha fatto una roba strana. Aspetta che c'è questa roba delle curve che... Ok. Oh, l'ha già creata lui, bene. È quello perfetto. Direi di sì. Allora, penso che... Dobbiamo mettere qualcosa come cibo. E in primis, visto che quella è rotta e abbiamo una trazione ferma, mettiamo l'entrata, qualche qui nell'angolino qua, quelli per riparare. Sì, beh, l'estetica gliela metto bene dopo comunque. Ah, bello, messo così. Sì, fa anche a caso, però vabbè. No, cerca di fare anche un po' quello parallelo. Aspetta, così. Mettiamo aperto. Quanti? Facciamo due dipendenti, che tanto abbiamo solo due strutture per il momento. Ok, così vanno a riparare. Mm-hmm. Poi mettiamo il cibo e le bevande di qua. Era per così? Sì, perfetto. Bravissimo. Allora, aperto. 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 E aperto. Perfetto. Perfetto. Ma fammi curiosare un po' quanto manca gli... ce l'abbiamo fatta. E poi dobbiamo raggiungere 300 visitatori. Siamo a 264, manca poco, dai. Ok, perfetto. Noi continuiamo a costruire. Cosa facciamo? Allora, lì è bellissimo. Vuoi mettere qualcosa da mangiare, sempre a tema tropicale? Lo mettiamo, direi, dalla parte opposta, no? Qui? Sì. Tu cosa dici? Possiamo provare a vedere cosa abbiamo di tropicale, nel fatto di cibo. Possiamo... E però, poi rimettiamo i bagni. Tropicale qual è? Questo? Questo, sì. Mettiamo panini tropicali. Qui vicino le panchine al cestino, così no? Tropical food. Non me la fa dritta. Amen. Devo aprirlo, aspetti signora. Ok. Vai, sborsa soldi. Vai. C'è il panino? Che cazzo fanno? Vai indietro. Sì, c'è il panino. Va come si mangia il suo panino lei. Ma quelli sono inglobati. Qualcosa mi ha detto. Ah, si è rotta anche questa. Bene, bene. Beh, ma la ripareranno? Sì. Ah, boom, ce l'abbiamo fatta. Impariamo a costruire una montagna russa. Questo è un procedimento lungo. Che vedremo nella prossima puntata. Sì, nella prossima puntata. Quindi da Darko e Chloe è tutto. Ad un prossimo video. Ciao, ciao. Ciao a tutti. Calcio possente. Si muovono a rallenti loro. Loro sì, sono le Indie. Diverso. Sono una bestia. Sei una bestia, che bestia.